sono passati ormai 9 anni da quando l'acqua è stata completamente privatizzata in tutto il mondo. I dati ci dicono che ogni giorno circa 5.000 persone muoiono di sete sul nostro pianeta. Io non ti darò mai mia acqua! E invece sì che lo farai. Preferivo quando eri un prete, sai? E io ti preferivo quando avevi 2 occhi ma non possiamo avere tutto, giusto? Acqua! Ah, acqua! Dove siamo esattamente? Là c'è la recinzione, e qua il grande cimitero, e dopo la fossa comune degli zingari. Questo è l'ultimo luogo dei vivi. Li hanno sterminati tutti, non è una leggenda. Un vero e proprio sterminio in vecchio stile, amico mio. Perché non te ne torni a casa tua nella recinzione, dai ricconi? Non mi piaci. Perché? Perché tu non avresti avuto nessun problema a lasciarmi morire. Mi stai facendo ricattare da mio fratello. Perché fai lo stronzo con me? Perché siamo occidentali. Siamo attaccabrighe prepotenti per natura. Stai zitta! Sei una ribelle. Questa ragazza vede il futuro. La testa di San Sebastiano, il cuore di Sant'Alfio, un dente di Santa Polonia, il molare di San Nicola, la mascella di Santa Barbara. Entro 15 giorni avrai il tuo primo rapporto anale. Davvero? Sì. E con chi, scusa? Non con me, vero? Mostrare a mio padre che non sono vergogna di famiglia. Ancora non gli hai detto che non sei un terrorista? Ma non voglio spezzare il cuore, poverino. Sì, ma Maometto non va alla montagna. E la montagna è felice, ho più coglioni in meno. Aspetta, scolgo la faccia che ha fatto. Ma quello è il cibo per cani? No, non guardi l'etichetta, le pubblicità dicono sempre un sacco di bugie, lei lo sa meglio di me. Ma quali bugie, mi scusi? Su quella scatoletta c'è un chihuahua tutto scodinzolante, felice? Se è felice vuol dire che è buono. Gesù è la chiave di tutto! C'è una reliquia di Gesù che sta per entrare nella cassaforte di Cardinal Gutierrez. Ma non siete stanchi di vivere così? Abbiamo 5 giorni, signori, e c'è un furto da preparare, quindi mettiamoci al lavoro, ok? Guardate, omosessuale e disabile. Hitler con lui avrebbe preso 2 piccioni con una fava. Entro il tramonto, io avrò il tuo prepuzio che tu lo voglia o no. Avete la minima idea di quello che state facendo? Assolutamente no! Per me la mia bambina esiste, sai? Ed è da qualche parte, ne sono sicura. E sono sicura che deve essere bellissima. Perché le anime belle entrano in corpi belli, mentre le brutte in corpi brutti. E allora tu sei la reincarnazione di Stalin. Andrò alla recinzione, mi riprenderò tutto ciò che è mio. Tu muori dalla paura, Caio. Perché quando vediamo la sofferenza le corriamo sempre incontro?